Misure anti-Covid prima, emergenza idrogeologica poi, hanno riaperto finalmente oggi le scuole anche a Sarno. Aule in sicurezza, garantito il distanziamento tra gli alunni come previsto dalle misure di prevenzione anti-Covid. L'amministrazione comunale ha lavorato alacremente per far sì che il ritorno in classe fosse il più tranquillo possibile, come ha garantito il sindaco Giuseppe Canfora, che fa però appello ai genitori affinché non si dia vita nel corso dell'anno scolastico ad isterismi ed esasperazioni. Mi aprono le scuole. Cerchiamo di evitare isterie, cerchiamo di evitare luoghi comuni, cerchiamo di evitare di additare il sindaco che colpa sempre un sindaco, perché sta canzone, ma veramente. Non è né seria né giusta. Le scuole aprono in sicurezza anche a Le Sarno. scuole aprono in sicurezza, abbiamo fatto di tutto, questa amministrazione ha fatto di tutto da 3 settimane ad oggi per mettere le scuole in una situazione di garanzia, di sicurezza. Abbiamo lavorato sodo e io ringrazio veramente l'architetto Vitolo che ha coordinato magnificamente questo lavoro, i suoi ingegneri, il suo gruppo di geometri, i pochi uomini che abbiamo a disposizione, risorse umane. Non parliamo di quota 100 perché se iniziamo quota 100 non ce ne andiamo più, ma li ringrazio di cuore per tutto quello che hanno fatto perché hanno lavorato sodo. Noi ci siamo presi la responsabilità. Forti del DPCM Conte, ci siamo nominati commissari, forti di quel DPCM, non abbiamo fatto nessuna illegalità, ecco, no, c'è una legge, ci siamo vestiti dei panni dei commissari straordinari per assicurare rapidamente che le scuole avessero più spazio, abbiamo lavorato sodo con la consulta scolastica, con i dirigenti per mettere a disposizione spazi, li abbiamo suddivisi rapidamente con pareti mobili, ignifughe, a norma, hanno lavorato sodo su foce, sul primo, secondo e terzo circolo didattico, cioè dico Amendola, la scuola di via Sarno Palma, cioè faccio prima a dire i dirigenti, con la Cucurutto, con la Esposito, con Costabile, con Clotilde Manzo. C'è stata una sinergia di intenti, ogni cosa che potevamo fare, nel senso, nel rispetto della legge, nel rispetto degli spazi, ma noi abbiamo assicurato gli spazi ai bambini e soprattutto la sicurezza che hanno, soprattutto gli ambienti sono perfettamente regolari alle linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione. Avete utilizzato edifici diversi da quelli Abbiamo, no, deplessi? abbiamo utilizzato gli stessi edifici apportando delle modifiche in linea con la legge all'interno degli stessi spazi scolastici.